chiamo Annalisa, ho 27 anni e abito in un paese qua della provincia di Bergamo che si chiama Misano di Gerardadda. Prima pesavo sui 137 kg, adesso sono circa 87, ancora qualcuno ha intenzione di perderlo, però con molta calma so che ce la potrò fare. Ho avuto appunto dei problemi familiari precedentemente, non proprio leggeri, diciamo, e questi vuoti si sono creati dentro di me. E, ho avuto mia madre che purtroppo è venuta a mancare tanti anni fa e quindi per me l'adolescenza è già stata troncata un po'. Ho affrontato una vita non proprio serena, per cui varie vicissitudini, varie cose che comunque hanno portato dentro di me magari piccole lacune che però come dire, si necessitavano di essere colmate in qualche modo, e io ho ricorso al cibo per probabilmente colmarle o comunque cercare di non sentirle, ecco. Ormai di diete ne avevo affrontate molte, quindi ero molto scoraggiata, non trovavo la soluzione, continuavo a guardarmi, cioè, ma io non mi riconoscevo più in quel corpo, comunque non mi riconoscevo più. Ero arrivata proprio molto vicina alla chirurgia, mi ero ormai informata, avevo già fatto dei colloqui con alcuni medici perché la trovavo proprio l'ultima spiaggia. Ero arrivata ormai a un peso che per me era troppo nel vedermi, nel vestirmi, nel portare in giro, e mi rendevo conto che questo mi rendeva molto infelice come persona e non riuscivo neanche a guardarmi allo specchio, piuttosto che la mia vita era proprio totalmente diversa rispetto ad ora. Avevo bisogno di ritrovare me stessa e pian piano sono riuscita ad ottenere il mio obiettivo, ecco. La rossa l'ho scoperto tramite altre persone che erano iscritte al sito, non un sito abbandonato a se stesso che dà magari una dieta per tutti, ma un sito che dà una dieta personalizzata, quindi anche in riferimento al tipo di persona, all'attività che svolge quella persona, comunque una cosa già più mirata, perché non è che ogni persona può fare qualsiasi tipo di dieta e deve diventare un'abitudine, non una dieta e dire oddio sono a dieta, ma un'alimentazione corretta. Prima mi sentivo un po' tra virgolette invisibile, ecco, mentre adesso ho un rapporto anche diverso anche con gli altri, perché effettivamente è vero, se stai bene tu con te stessa, stai bene anche con gli altri. E io penso che il segreto sia proprio imparare a volersi bene, imparare a capire ciò che ci fa stare veramente bene. Mi godo la vita perché comunque sento proprio il fatto di volermi bene, di poter approcciare tante cose che prima non potevo fare. Non ho più quella, diciamo, timidezza o comunque quella paura di dimostrarmi, ecco, di comunque far vedere per quello che sono. E alla fine Mela Rossa mi ha rieducato ad alimentarmi in maniera corretta. Quello che dico è di comunque fissarsi obiettivi piccoli e costanti, partire anche da 2 kg il primo traguardo e poi pian piano farsi, diciamo, delle piccole tappe, fare un percorso a piccoli passi, perché pensare, io alla fine appunto ho perso 50 kg, quindi se io un anno fa avessi pensato oddio devo perdere 50 kg mi sarei totalmente buttata giù e non probabilmente dopo il primo mese avrei mollato.
Invece fare le cose proprio a piccoli passi, a ogni traguardo magari concedersi una piccola soddisfazione, non lo so, che possa essere un libro piuttosto che un qualcosa che si desidera, ovviamente che non sia cibo perché sennò si vanifica tutto, però sì, fare un percorso, essere determinati e rimanere concentrati sul proprio obiettivo, cioè capire che siamo noi a decidere, cioè la nostra mente non è il cibo che viene nel nostro corpo, siamo noi che lo decidiamo, quindi dobbiamo avere la forza di volontà di capire cosa è giusto per noi e che cosa è meglio evitare. Cioè fare la dieta non è un gioco, perché comunque proprio ne vale della propria salute, perché magari ci sono persone che eliminano determinate cose che è sbagliato perché il corpo ne ha bisogno. E insomma, io penso che molti sottovalutino il fatto di farla, no vabbè dai, mi metto a dieta, tolgo quello, tolgo quell'altro, ma in realtà non è così che funziona. Cioè io invito spesso magari a documentarsi, a verificare che sia, cioè per me la dieta è una dieta mediterranea, una come dire, un'alimentazione corretta che poi diventa stile di vita. Sicuramente quando ho deciso di fare la dieta, di comunque riprendermi me stessa, ho ovviamente guardato bene nelle credenze, nelle cose, che cosa non doveva più esserci, per cui chiaramente si fa un po' di ordine e si cerca di lasciare spazio a cose più sane, a cose più salutari rispetto magari a cose che magari potrebbero far male o indurre comunque in tentazione, ecco. Poi di comunque tenere sempre a portata di mano frutta o verdura, comunque nei momenti in cui magari decido di fare uno spuntino piuttosto che magari prima di pranzo, così. E quindi insomma ho dovuto riordinare anche il frigo, perché logicamente rimangono, diciamo, le priorità adesso sono altre, ecco, per cui insomma ci sono state parecchie rivoluzioni. Per cui quello che mi sento di dire è di non mollare, anche se magari ci sono momenti in cui si cade, momenti in cui magari dici mamma mia è dura. Però poi le soddisfazioni arrivano, basta avere pazienza e costanza e le soddisfazioni arrivano. E adesso posso come dire, andare nei negozi, magari cercare qualche vestito, prima di tutto senza che le commesse magari mi guardino un po' in maniera per dire cosa ci fai tu qui. E poi anche, diciamo, scegliere quello che voglio mettermi. E insomma andare in giro per negozi e non più adattarmi a quello che c'è nella disponibile della mia taglia, ma poter scegliere quello che mi piace, quello che mi fa sentire bene. E devo dire che è una cosa che prima ad ora non sapevo nemmeno cosa volesse dire, ecco. I vestiti vecchi non li ho voluti buttare, li ho portati in cantina. Perché comunque uno, vabbè, mi spiace in un certo senso buttarli, sono un po' una parte di me. Si può dire che in un certo senso appartengono alla persona che ero prima. Sì, esatto. Al bruco.